Giornata storica per la ITR, il gruppo riconducibile alla famiglia Valerio rileva dal Tribunale di Isernia per 2.700.000 euro lo stabilimento di Pettoranello. Dalla plastica già riciclata si otterranno tessuti, l'obiettivo è di arrivare a 150 occupati quando la produzione sarà a pieno regime. Finalmente il calcetto. Toma firma l'ordinanza che permetterà a tanti di tornare a giocare, ma solo all'aperto. Via libera anche ai giornali nei bar. Molisse Dati, Gianni Duva impugna il licenziamento per giusta causa. Gli avvocati Romano e Di Iorio, atto nullo. Vacanze gratuite in Molise, dopo San Giovanni in Galdo tocca a Filignano, per i non residenti 50 disponibili soggiorni. A Termoli domenica e festivi parcheggi blu free sul lungomare nord e sud. Arriccia, bersaglieri, vigili in prima linea anche durante l'emergenza coronavirus. Il servizio civile è nel nostro DNA le loro parole. Infine, lo sport con il calcio e il campo basso, vicinissimo alla riconferma di Cogliati. Intanto Alessandro firma a Seregno. E sui social ringrazia Gesuè, città e tifoseria. Farina presentato a Barletta: l'obiettivo è vincere il campionato. Un cordiale saluto a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione sempre in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura ci occupiamo di quella che potrebbe essere realmente una giornata storica per la ITR, perché il gruppo riconducibile alla famiglia Valerio ha rilevato dal tribunale di Isernia lo stabilimento di. Pettoranello, lo ha fatto per 2 milioni e 700 mila euro, la plastica eh, già riciclata sarà utilizzata per produrre eh, tessuti, insomma grandi novità con grandi possibilità occupazionali, ci racconta Nicola De Santis. Dopo mesi di trattative rimaste riservate per non inficiarne l'esito, è stata perfezionata la cessione del compendio mobiliare ed immobiliare delle procedure ETR al Gruppo Valerio per un importo di 2.700.000 euro. 700.000 euro andranno alla procedura concordataria del Tribunale di Sernia, cui bisogna aggiungere altri 300.000 euro derivanti dalla cessione dei capi di abbigliamento rimasti in magazzino. In tal modo la procedura concordataria incasserà circa un milione di euro da destinare ai creditori, in particolare ai 750 lavoratori ex ITR a copertura parziale delle spettanze residuali. Il presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo, ha lavorato instancabilmente in questi anni per ottenere il risultato odierno. Questo gruppo andrà in quel sito non per installare una discarica, ma per per eh, avviare un tipo di produzione nel rispetto di quella che è la storia di quel territorio. E quindi la lavorazione eh, dei dei, della plastica e dei tessuti chimici avverrà finalizzata alla, alla riconversione nel tessile. Eh, questo riguarderà anche la produzione di DP, cioè di mascherine e quant'altro, eh, il che eh, costituisce un importante elemento in questo momento di tragica crisi da coronavirus ed infine il terzo risultato di riflesso per quanto riguarda le procedure, ma che forse è il più importante di tutti, che è quello del rilancio economico ed occupazionale di questo territorio, cosa tanto più importante in questo particolare momento storico di eh, gravissima congiuntura di gravissima crisi a livello planetario che forse speriamo di no, ma che eh, molti dicono si aggraverà ancora di più. Noi ci siamo mossi e ci stiamo muovendo in controtendenza, perché questa operazione eh, favorirà Appunto, un rilancio occupazionale, vi saranno assunzioni importanti per quanto riguarda i numeri dei lavoratori che verranno assunti e una porzione importante di questi lavoratori saranno anche proprio gli ex dipendenti dell'ITR, almeno questo nel progetto, nelle previsioni, perché come dicevo prima, questa riconversione industriale si muoverà nel rispetto della storia di quel territorio e quindi anche nella, in una produzione finalizzata alla trasformazione in tessile dei prodotti chimici. Dunque a Pettoranello il gruppo Valerio produrrà tessuti e presidi sanitari provenienti da plastiche già riciclate. Inizialmente assumerà 50 lavoratori, molti dei quali provenienti dalla ex ITR, per giungere a circa 150 unità lavorative quando la produzione sarà a pieno regime. Una iniziativa coraggiosa in un momento storico particolarmente difficile. Quindi che cosa andremo a fare? Andremo a selezionare delle plastiche già precedentemente selezionate, da dove ricaveremo i vari polimeri, quindi PET, PHD e tutte le altre tipologie, e fare dei tessuti da questi polimeri, quindi delle, attraverso dei procedimenti meccanici e mantenere quella che è la continuità del sito, cioè la storia del sito. L'occupazione occupazione cercheremo praticamente, attingeremo in parte a quelle che sono le, maestre, le maestranze che erano presenti all'interno, insomma con l'ITR con l'ex-ITR. I tempi, quali saranno? I tempi dalla presentazione del progetto e dalla realizzazione dell'investimento saranno un anno, un anno e mezzo, quindi 18 mesi e dovremo stare intorno alle 100-150 unità. Chiaramente questa è una fase inizio, poi se l'attività... Eh, riusciremo a incrementare l'attività, chiaramente ci sarà anche un incremento occupazionale, perché fatto adesso? Adesso perché è il momento, quindi riusciamo praticamente a, a posizionarci sul mercato in un momento di crisi con dei materiali innovativi, che è quello che cercano un po' tutti. Nuova ordinanza a firma del governatore del Molise Donato Toma, tornano i quotidiani nei bar, autorizzati tutti gli sport da contatto, un altro pezzo di eh, normalità, dunque disciplinato ovviamente da regole che vanno rispettate. A partire da ieri in Molise tornano ad essere possibili gli sport da contatto senza presenza di pubblico e nelle strutture all'aperto. L'ordinanza del governatore Toma, la numero 37, emanata ieri sera, restituisce dunque un altro pezzo di normalità in sicurezza alla regione. E tornano anche i quotidiani nei bar e nei locali di ristorazione. L'ordinanza infatti contempla che le attività in questione allestiscano appositi spazi per la consultazione di riviste e giornali, a patto che si usino gel igienizzanti o in alternativa guanti oltre alla mascherina. Nel documento sono indicate tutte le disposizioni obbligatorie da seguire per contenere l'eventuale diffusione del Covid. Linee guida che riguardano soprattutto gli sport perché, oltre al calcetto e al calcio, si potrà tornare a giocare a pallavolo, beach volley, basket, rugby, purché non al chiuso delle palestre. Va quindi garantita la necessaria informazione su come comportarsi oltre a una corretta prassi igienica. Pulire spesso le mani, starnutire e tossire, evitando il contatto atto con le mani, non toccarsi occhi, naso e bocca e non condividere bottigliette, bicchieri e borracce, norme che ormai fanno parte di noi e che certamente non si esiterà a rispettare. In assenza di attività fisica va mantenuta la distanza di un metro tra una persona e l'altra e tutti gli indumenti e gli oggetti personali vanno messi in un borsone. Vietati gli spogliatoi e le docce al termine della partitella o dell'allenamento così come resta off limits il consumo di cibo nelle aree in cui si svolge l'attività sportiva. Infine va eseguita una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle zone comuni, dei servizi igienici, delle attrezzature usate per l'attività fisica. Torna dunque in sostanza allo sport e tornano da oggi nei bar e nei ristoranti quotidiani e riviste per poter consumare un caffè rimanendo informati. E a proposito di COVID, oggi è il tredicesimo giorno senza nuovi casi di coronavirus. Ci sono due guariti rispettivamente a Monaciglioni e Oratino, che diventa nuovamente centro COVID free. Ora le persone che risultano contagiate sono 15 e il virus è presente in cinque comuni. Sono stati processati nelle ultime ore 182 tamponi. Emergenza coronavirus. I Molise è sempre meglio. Zero contagi ed è il tredicesimo giorno consecutivo e due guariti, con altrettanti comuni COVID-free. Nelle scorse ore, sospiro di sollievo a Termoli, città in cui ci furono i primi contagi, col cluster Trentino a marzo e che ora dopo quattro mesi non ha nessun caso. Adesso anche a Oratino e Monaci lioni non ci sono più contagi. Le ultime due persone guarite, in ordine di tempo, infatti, risiedono proprio in questi piccoli centri della provincia. Di campobasso. Quindi i positivi attuali sono scesi a 15 e il virus è in 5 comuni, con 10 casi nel capoluogo: 2 a Isernia, 1 a San Giuliano del Sannio, 1 a Portocannone e 1 a Macchiagodena. Tutti negativi, quindi i 182 tamponi processati dall'ASREM. In quarantena ci sono ancora 20 persone e da giorni non ci sono ricoveri al Cardarelli. Il Molise è una delle 13 regioni che non registra degenti in terapia intensiva per COVID e in in queste ore anche il reparto simbolo del dramma della pandemia, quello dell'ospedale di Bergamo, ha dimesso gli ultimi pazienti. In generale in Italia per la prima volta ci sono meno di mille ricoverati per coronavirus. Dall'ultimo bollettino della Protezione Civile Nazionale, complessivamente nel Paese ci sono 13.595 cittadini che risultano affetti da Covid-19. Migliora la dotazione strumentale del reparto di anestesia e rianimazione delle sale operatorie dell'ospedale veneziale di Isernia. Infatti, l'azienda sanitaria ha provveduto con, una, con un ingente sforzo economico all'acquisto di 11 nuovi monitor multiparametrici di ultima generazione, dotati di moduli sofisticati per migliorare l'accuratezza del monitoraggio e ottenere misurazioni fisiologiche accurate. Le nuove strumentazioni sono dotate di uno schermo completamente touchscreen e all'interno di un ulteriore monitor estraibile che registrando gli stessi parametri del dispositivo principale può essere utilizzato durante gli spostamenti del paziente per eseguire indagini radiologiche o trasferimenti. Tutti i monitor in dotazione al reparto di rianimazione e alle sale operatorie posseggono connessioni intuitive a due stazioni di controllo presenti nel reparto che permettono il, appunto, il controllo continuo del paziente. L'impegno economico profuso dall'azienda sanitaria in favore dell'Ospedale Veneziale conferma l'attenzione dei vertici ASREM nei confronti del nosocomio isernino al fine di offrire all'utenza una risposta efficiente e puntuale. Alla riunione convocata dal commissario Giustini con le associazioni datoriali della sanità privata e i sindacati si è discusso del budget 2020, ma pure sulle risorse a disposizione che dice la segretaria Will, eh, della Will Boccardo non vanno sprecate ma usate per rafforzare i servizi che sono presenti sul territorio Al tavolo convocato sui limiti massimi di acquisto di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali dai privati accreditati, il commissario Angelo Giustini ha invitato i rappresentanti di IOP, ARIS, Confindustria Sanità, FederLab e i sindacati CGL, CISLUIL e UGL. Il budget proposto per il 2020 è lo stesso del 2019, considerando anche il lockdown e tutto quello che è conseguito all'emergenza Covid, sottolinea il presidente di IOP Molise, Raffaele Panichella, che ha partecipato alla riunione insieme al vice dell'Associazione. Nicola Baranello, si comprende come questo elemento rappresenti un'ulteriore difficoltà che si pone davanti alle strutture che sono alle prese con la ripartenza. Nel nuovo patto per la salute è prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro che elabori un programma di governo della mobilità sanitaria recuperando quella dovuta a carenze locali e valutando la compatibilità dei tetti vigenti in coerenza con i piani di recupero della mobilità. Il tavolo fu istituito il 19 febbraio, pochi giorni dopo l'esplosione dei cluster covid di Codogno e Euganeo. L'auspicio dell'Aiop è che ora quel lavoro venga riavviato e portato a termine. La mobilità, sottolinea da sempre l'associazione ospedalità privata, porta soldi preziosi delle casse regionali e se correttamente utilizzati e valorizzati i privati, non solo i più grandi, aiutano a frenare l'esodo di molisani che ancora vanno a curarsi fuori. Al termine della riunione la segretaria regionale della UIL focalizza l'attenzione sulle risorse che sono a disposizione e sulla necessità di presentare progetti che permettano di spenderle per potenziare i servizi territoriali. Oggi si potrebbe cercare di studiare quali sono eh, le opportunità e le necessità del territorio. Una volta finalmente per tutti affrontare anche quelli che sono i problemi veri della sanità, il Covid si risolve sul territorio, lo sappiamo abbiamo ormai è chiaro evidente il veneto ha vinto per questo, per cui è necessario utilizzare queste risorse ma bisogna rendere concrete eh, sia i progetti mh, e sia l'utilizzazione delle risorse in maniera che si possa fare una programmazione adeguata che vada incontro a quelle che sono le necessità dell'utenza e che vada diciamo, a potenziare i servizi sul territorio che sono assolutamente carenti. Non lasciamo sfuggire questa occasione, noi ci sediamo al tavolo e ci confrontiamo, siamo qui per rappresentare non soltanto i lavoratori ma anche l'utenza e quindi anche le tante difficoltà che ci sono sul territorio. Stiamo parlando rispetto a quello che è il patto per la salute 16 milioni e 300 mila euro circa che dovranno essere utilizzati e che noi vorremmo che fossero utilizzati in questo territorio e per questo territorio per evitare che poi invece non li utilizziamo, tornano indietro ed altri sono più bravi di noi ad utilizzarli. Il Comitato Moli Sanità L113 denuncia la mancanza di professionisti, in particolare nel reparto di ostetricia del Santimotio, ma soprattutto lancia l'allarme sulla difficoltà del sistema sanitario regionale a risalire la china. Per questo annunciano anche azioni legali. Passato il periodo di lockdown e del Covid-19 che un pochettino ha mascherato anche tutte le problematiche di servizi che continuano ad esserci, eh, dobbiamo cercare adesso di ricominciare a pedalare, quindi poche chiacchiere e più fatti e vediamo di cominciare a fare qualcosa di effettivamente costruttivo per quelli che sono i disservizi sul nostro territorio. Pediatri che vanno in pensione senza essere sostituiti, concorsi fermi e una sanità che fatica a risalire la china. Il comitato Voglio nascere a Termoli ad un anno dalla sua Costituzione in difesa del Santimotio e della buona sanità tira somme che non sono rasserenanti, non rassicurano sul presente, ancor più sul futuro cerchiamo di ricominciare a fare eventuali concorsi, cerchiamo di andare a cercare le persone che hanno fatto concorsi precedenti, anche se ahimè purtroppo forse è tardi perché molti di loro si sono già sistemati, cerchiamo di eh, continuare a dare assistenza alle persone che fanno code davanti agli ospedali, quindi magari riaprendo eh, le porte alle persone per fare la fila al cup, ad esempio, um, cioè, insomma cerchiamo di trovare delle soluzioni concrete abbastanza veloci che possano cercare eh, di eh, ripristinare almeno in prima battuta quelli che sono i disservizi iniziali. Il comitato che oggi in realtà si chiama Moli Sanità L113 non ci sta. E senza battere ciglio denuncia dunque i disservizi che ad oggi gravano su un'utenza già messa a dura prova dalla necessità purtroppo di dover ricorrere alle cure degli ospedali. Eh, dopo un anno però eh, ci ritroviamo qui non per festeggiare i miglioramenti, ma purtroppo per denunciare altri disservizi, quali ehm, il rischio ancora alto della pediatria. Uh, non stavolta a causa della carenza di ginecologi, bensì della carenza di pediatri, appunto il reparto di pediatria e anche del, del consultorio che ci stanno togliendo. Le tre referenti dunque non hanno alcuna intenzione di fermarsi e la battaglia per la tutela di un diritto costituzionalmente garantito è soltanto agli inizi. Le prossimazioni, anzi, le idee delle prossimazioni sono tantissime. Solo che anche causa COVID ci stiamo cercando un poco di, di moderare. Eh, cercheremo sicuramente un dialogo con gli avvocati che hanno seguito eh, la causa per quanto riguarda il punto nascita e cercheremo di intraprendere se sicuramente ci sono basi eh, solide, eh, cause perché il per quanto, sia per quanto riguarda il punto nascita, la pediatria, il consultorio, si tratterebbe di un'interruzione di pubblico servizio che va denunciato in tal caso. L'ingegnere Giovanni Duva, dirigente amministrativo della società in aus Molise Dati, licenziato senza preavviso fra l'altro, ha conferito mandato per impugnare il provvedimento agli avvocati Massimo Romano e Roberto Di Iorio. Riservando ogni necessario approfondimento, scrivono in una nota i due legali, dagli atti del procedimento disciplinare emerge con assoluta chiarezza la nullità del licenziamento, siccome posto in essere per conclamate finalità ritorsive e discriminatorie ai danni dell'ingegnere, in assenza di giusta causa per ragioni che saranno oggetto di ricorso giurisdizionale davanti al giudice del lavoro. Peraltro, ci si riserva, continuano gli avvocati sin da ora, di valutare la sussistenza dei presupposti per portare i fatti all'attenzione della competente Procura della Repubblica per gli eventuali profili di rilevanza penale, ma anche alla Procura della Corte dei Conti per quelli di natura erariale. Ed ora spostiamoci invece a Venafro: ci occupiamo di inquinamento. Il sindaco Ricci pungola. Il ministro Costa non bastano le direttive social, dice servono i fatti. Sindaco Ricci, dalle dichiarazioni del ministro Costa abbiamo scoperto che avete lottato inutilmente in tutti questi anni. Ma guardi, io, io tanto sorpreso non sono del dibattito di questi giorni perché... Dico che se il Ministero dell'Ambiente avesse tenuto davvero al nostro territorio, avrebbe potuto in ogni momento eh, sospendere l'autorizzazione alla realizzazione della turbogas di Presenzano, come era stato richiesto dai sindaci del territorio, eh, sia dell'Alto Casertano e sia della zona di Venafro, come era stato richiesto dalle associazioni e dai comitati. Questo è per dire che poi le parole se le porta il vento, ma gli atti restano, ecco come abbiamo un'interrogazione a fronte. Di un video su Facebook. Ma diciamo che mi interessa solo da un punto di vista di cronistoria eh, queste discussioni, non cambiano l'ordine delle priorità. Per noi, come amministrazione comunale, il tema ambientale resta centrale e, quando parlo di tema ambientale, mi riferisco all'inquinamento eh, atmosferico, mi riferisco allo studio epidemiologico, mi riferisco al monitoraggio speciale che stiamo sollecitando ulteriormente e che l'ARPA sta portando avanti come si era impegnato a fare il presidente sì, Tom a fine gennaio. Sue battaglie, perché c'è anche la paternità del Movimento 5 Stelle su questi stessi... Ma Guardi, io credo che non ci sia bisogno di dare la paternità a nessuno. Io non ho l'obiettivo di, di mettermi alla spi, al, al bavero della giacca la spilletta di una primogenitura. Io sono contento che tutti vogliano impegnarsi su questo tema, o almeno quasi tutti. Eh, non mi interessa il colore politico, perché credo che questa sia una battaglia che deve unire tutto il territorio. Allora, se c'è una collaborazione da parte di tutti i soggetti istituzionali, ben venga. Ovviamente la collaborazione deve poi concretizzarsi in atti. Ciascuno per il ruolo che svolge e non soltanto in dirette Facebook. L'ex convivente di una donna del Venafrano non si rassegnava alla fine della storia d'amore e, da qualche mese, aveva iniziato a inviare diversi messaggi alla vittima, passando frequentemente sotto casa sua e acquistando informazioni su di lei presso altre persone con le quali poi la diffamava. La vittima ha trovato la forza e il coraggio di denunciare le vessazioni subite. Ai carabinieri ed ora potrà liberarsi dall'angosciosa presenza del suo ex compagno. Il GIP di Isernia, dopo le indagini, infatti, ha emesso il provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima che ha raggiunto l'indagato che ora dovrà rassegnarsi e stare lontano dalla donna, pena il carcere. Infatti, la misura cautelare successiva potrebbe essere appunto in caso di violazione degli obblighi proprio la custodia cautelare in carcere. Ancora la cronaca, ma ci spostiamo sulla costa. Continua senza tregua all'attività dei carabinieri contro lo spaccio a Termoli ieri i militari hanno eh, eseguito un vero e proprio blitz nei rispettivi eh, centri cittadini di Termoli e Campomarino eh, a Termoli nell'abitazione di due 35 anni incensurati e del posto sono state trovate eh, alcune bustine di marijuana pronte già per essere vendute a Campomarino invece nel domicilio di un quarantenne hanno scoperto due piante di marijuana alte circa 1,80 m ed è stato trovato anche un pugnale. La droga rinvenuta nelle abitazioni è stata sequestrata. Al termine degli accertamenti sono scattate le denunce in stato di libertà a carico dei giovani. In prima linea, prima, durante e dopo il coronavirus, la comunità di Riccia ha ricevuto e continua a ricevere un importante sostegno da parte dei bersaglieri vigili. Il servizio civile è nel nostro DNA, lo hanno spiegato questa mattina, in una conferenza stampa. Sul campo, anche prima dell'emergenza Covid, in servizio all'uscita delle scuole, durante la fase acuta della pandemia non si sono fermati e hanno continuato ad aiutare la popolazione. Sono volontari, sono soprattutto bersaglieri, bersaglieri vigili per la precisione e hanno dato e daranno ancora un grande supporto alla comunità di riccia. Questi ventenni ci hanno dato un supporto molto utile al servizio postale in quanto insomma, gli anziani andavano a prendere la pensione, hanno fatto vendere il distanziamento, hanno distribuito le mascherine al mercato domenicale, la domenica mattina dalle 6 sono presenti a far sì che insomma, le persone rispettino il distanziamento sociale e ogni qualvolta ci è servito per qualche festa eccetera. Abbiamo iniziato prima del Covid con il servizio pre-post scuola, alle scuole scuole elementari per i bambini che arrivavano con i pulmini e li eh, trattenevano in palestra e dopodiché eh, con questa emergenza coronavirus ci hanno dato una mano per queste altre attività. Quello dei bersaglieri non è un corpo qualunque, il cappello piumato è il simbolo della specialità. Un corpo speciale eh, creato proprio perché doveva distinguersi nella fase sia bellica che strategica e si sta eh, distinguendo sempre come se distinto in questi 160 anni di storia. Noi speriamo di continuare a dare il nostro contributo, il nostro supporto e la nostra presenza, non più dal punto di vista bellico perché speriamo che di guerre non ce ne siano più. Durante l'incontro con la stampa nel municipio di Riccia non sono mancati aneddoti che resteranno scolpiti nella mente di chi in quel corpo ha creduto e continua a credere, aneddoti da raccontare ai più giovani. Un corpo speciale, quindi un corpo sempre pronto ad intervenire veloce. Dalla nostra storia, quando è stata formata la prima compagnia bersaglieri dal capitano La Marmora, il quale sorprese anche il re Vittorio, che presentò la prima compagnia nel 1836, e finita la cerimonia, eh, i bersaglieri di corsa raggiunsero il Palazzo Reale a Torino. E all allora il re eh, prese per una bugia quella che aveva detto la Marmora, che era una sola compagnia, e disse, lo chiamò a rapporto, dicendo: Capitano, ha detto una sciocchezza che sono due le compagnie. E la Marmora precisò cioè, guarda che sono, È la stessa compagnia che mentre lei si spostava di corsa ha raggiunto il palazzo. E quindi è rimasta... Questa caratteristica il bersagliere è sempre di corsa, sempre pronto. Grazie alla collaborazione del comune e del sindaco Pietro Testa, anche Riccia avrà presto una sede dove i bersaglieri potranno incontrarsi, riunirsi e decidere in che modo aiutare la popolazione. Nel momento particolare, insomma, ci siamo dati abbastanza da fare, comunque, non nego, con un po' di paura, in primis, però poi la Ma è giovane ma diciamo comunque no, oh, però devo dire una cosa che le persone come le persone di Riccia gli anziani di Riccia si sono comportati dopo la di quella che è capitata al comune di Riccia benissimo non ci hanno dato nessun fastidio e ringrazio e non vedo l'ora di, ap di aprire la nostra sezione sempre ringraziando il signor sindaco qua a tutti i miei amici A partire da domenica prossima, 12 luglio, saranno gratuiti i parcheggi a linee blu, stalli estivi su due lungomare nord e sud di Termoli. Il provvedimento, valido solo per la domenica e per i giorni festivi, resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. Il comune specifica che la delibera si riferisce soltanto agli stalli estivi dei lungomare nord Cristoforo Colombo e sud di Rio Vivo, mentre restano inalterate le tariffe per tutte le altre zone della città. L'idea del comune di San Giovanni in Galdo ha fatto successo, tant'è che è stata ripresa dal comune di Filignano perché ha messo a disposizione 50 a loggi gratuiti per i non residenti molisse. Vediamo. 50 soggiorni gratuiti per rilanciare il turismo e ridare vita ai piccoli paesi del Molise. È l'iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale di Filignano piccolo paese di appena 614 abitanti in provincia di Sernia che ha lanciato il progetto turista filignano in collaborazione con l'hotel Le Ginestre. La struttura ha messo a disposizione i 50 soggiorni gratuiti di una settimana usufruibili dal 17 luglio al 25 settembre. Per poter partecipare al progetto, promosso dal consigliere delegato al turismo Daniele Di Meo, bisognerà però non essere residenti in morise e non avere parenti nella regione. Un modo per incentivare il turismo e far conoscere scorci e paesi tipici della regione. Abbiamo già ricevuto le prime adesioni, racconta Di Meo. Siamo molto contenti dell'iniziativa. È un modo per rilanciare il turismo nel nostro territorio, consentendo anche a chi non potrebbe permettersi una vacanza a causa della crisi di passare una settimana di relax. E adesso è il momento delle previsioni del tempo. Previsioni del tempo di venerdì 10 luglio, nessuna novità di rilievo nel contesto meteorologico, sempre all'insegna della stabilità, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza particolari variazioni, venti deboli variabili e mare quasi calmo. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione: Campobasso minima 20, massima 32 gradi; Isernia 20-33; Termoli 22-34; Venafro 22-35. È il momento dello sport, però lo sapete, ci vediamo tra un istante. E allora lo allo sport subito con il campobasso. Il campobasso che rimane una grande famiglia. È la dio social di Danilo Alessandro, che ha scelto di andare a Seregno. Di contro si avvicina però Pietro Cogliati sul mercato. Poi si seguono alcuni elementi di grande qualità, capaci di fare la differenza anche in Lega Pro. Il servizio è di Perluigi Boraggi. Pietro Cogliati si avvicina, secondo i bene informati sarebbe vicinissimo. Questione di dettagli, ma il grosso sarebbe stato concordato. Gli scogli più alti superati, grazie alla società che vuole trattenere a tutti i costi l'attaccante di Monza, che a suon di gol e prestazioni scintillanti è riuscito a stravolgere un gruppo che da brutto anatroccolo si è trasformato con il trascorrere delle domeniche in un cigno. Dunque, mentre in città non si fa altro che parlare della Dio di Danilo Alessandro, accasatosi al Seregno fare, Serie D che ha una barca di soldi da investire, la società spinge sul gas e a breve potrebbe comunicare l'ufficialità dell'accordo raggiunto con Pietro Cogliati. A proposito del bomber romano, sui social ha ringraziato il club in primis, si legge nel post, il presidente Mario Gesuè per tutto quello che ha fatto per me e per tutto l'affetto che ha sempre dimostrato nei miei confronti. Alessandro ringrazia inoltre tutta la città e i tifosi, mi avete dato tanto affetto, vi sarò per sempre riconoscente. Campobasso rimane una grande famiglia. Ma oltre che sulla riconferma di Cogliati, la società è impegnata per rinforzare la rosa con il chiodo fisso del professionismo. Sul taccuino del DS De Angelis ci sono i nomi di alcuni calciatori capaci di fare la differenza anche in Lega Pro, forti come Alessandro, ma più giovani, lo spiffero che fa sognare i tifosi. L'ex Vasto Girardi Franco Farina è stato presentato a Barletta. L'obiettivo riportare, ha detto ai colleghi di Teleregione Puglia, lo storico club in Serie D. Francesco Farina dritto al punto. La stagione imminente sulla panchina del Barletta. Vedrà il tecnico Casertano puntare alla settima promozione dall'eccellenza alla serie D nella sua carriera. Una sfida importante ma anche pesante l'allenatore si è augurato di affrontare nel migliore dei modi nell'ultimo appuntamento di Monday Night. Sono rimasto veramente meravigliato, anche, per, anche se avendo già fatto alcune piazze importanti, eh, eh, trovo un po' questo entusiasmo dappertutto nelle grandissime città, però ho visto la rabbia dei tifosi, i tifosi mi, mi fermavano, mi chiedevano delle cose che non conoscevo neanche, eh, ho, ho cercato di, di, di dare fiducia e eh. Veramente è una grande piazza, ho conosciuto i dirigenti già negli altri giorni delle, delle persone serie che vogliono fare la eh, squadra in maniera molto ma molto ordinata economicamente a me mi ha fatto molto piacere tutto ciò. Farina troverà una piazza che si è arenata in eccellenza ormai dal 2015. La pressione dell'ambiente per un obiettivo così atteso si farà sentire già dal precampionato, ma per il tecnico è linfa vitale. Chi fa questo mestiere, no? Deve cercare le pressioni, se no non sa sopportare le pressioni, veramente deve cambiare mestiere. L'equilibrio ti fa vincere, e i tifosi devono capire questo: noi non possiamo prenderci i guai degli altri. Dopo l'arrivo dell'allenatore, il Barletta si sta muovendo anche in Ostica Calciomercato. Nicolas Di Rito è ad un passo dal tornare in bianco-rosso, mentre Nicola Loiolice rimane una suggestione che interessa da vicino la dirigenza barlettana. Farina si è detto estremamente contento nel caso in cui dovessero arrivare due calciatori che ha già avuto accenno nel 2017, aspettando ovviamente anche le riconferme dello scorso campionato. Avere a che fare con giocatori che già conoscono il mio modo di giocare, sanno pure ge gestire, eh, gestirmi tra parentesi a livello di personalità, perché ogni allenatore ha una sua personalità, quindi... Quando con dei giocatori già ci ha avuto a che fare, è la strada è un po' più spianata. Prima di salutarci vi do appuntamento a questa sera, ci vediamo alle 21 su Teleregione con una puntata speciale di Molise Sport a cura del collega Franco Presutti che vi proporrà di nuovo l'evento 80 canestri per vincere ancora che si è svolto il 14 dicembre del 2012 al PalaUnimol e che è stato organizzato da Michele Falcione. Fu una serata a scopo benefico durante la quale si ritrovarono cestisti che hanno fatto la storia della pallacanestro molisana e non, due formazioni a confronto da un lato la selezione anni 80 della Molisana, di fronte alla selezione anni 90, nomi importanti, insomma, eh, di cui vi racconteremo questa sera alle 21 su Teleregione con Franco Presutti, Molise Sport puntata speciale. È tutto, termina questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna in diretta ed aggiornata questa sera alle 19.30 in compagnia di Valentina Ciarlante. Grazie per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio.